Buongiorno, ci presentiamo. Siamo Giaquinta Pietro, sesto anno di Medicina e Chirurgia, e Battilani Martina, del terzo anno del corso di laurea in infermieristica. L'idea da cui è originato il nostro studio è nata dall'apertura, del congresso Moremed anche alle lauree sanitarie, pertanto anche nell'ottica di evidenziare le criticità del processo di cura e di esplorare le possibilità di miglioramento, abbiamo ritenuto opportuno presentarvi la seguente revisione sistematica. In questa prima e recente definizione di collaborazione medico-infermiere viene posto l'accento sulla condivisione di obiettivi e responsabilità in riferimento al processo di cura. L'OMS, in un articolo pubblicato nel 2010, identifica la collaborazione interprofessionale come un insieme di operatori della salute proveniente da diverse formazioni professionali che lavorano unitamente con i pazienti, i caregivers, le famiglie e le comunità allo scopo di ottenere il più alto grado di assistenza. Sempre in riferimento alla definizione appena citata, vi mostriamo l'articolo dell'OMS, che è gratuitamente scaricabile in PDF per chi fosse interessato. E volendo riassumere i punti chiave dell'articolo, che sono omogenei rispetto ai risultati che sono poi emersi dalla nostra revisione, la collaborazione interprofessionale può implementare l'accesso ai servizi di salute e la loro coordinazione, l'uso appropriato di risorse cliniche specialistiche, gli outcomes di salute per i pazienti affetti da disturbi cronici, nonché l'assistenza e la sicurezza del paziente. La collaborazione interprofessionale garantisce altresì una diminuzione delle complicanze cliniche, una minor durata del ricovero, riduzione di vari fattori, quali conflitti e tensioni tra caregivers, turnover dello staff, ricoveri, tassi di errore e il tasso di mortalità. Questo schema, estratto dall'articolo MS 2010, evidenzia come l'educazione interprofessionale e il miglioramento della collaborazione siano in realtà direttamente proporzionali, in un certo senso, all'aumento della qualità dell'assistenza al paziente. Entriamo ora nel vivo della revisione. Lo studio si propone di esplorare l'atteggiamento di medici e infermieri circa la collaborazione medico-infermiere, i fattori che influenzano la collaborazione medico-infermiere e le strategie per implementare la suddetta collaborazione. I database di ricerca utilizzati per la nostra revisione sono PubMed, SINAHL e PsycINFO, e gli studi inclusi nella revisione spaziano dal 2001 fino a marzo 2017. Gli strumenti utilizzati sono numerosi, i più utilizzati sono le interviste, i focus groups e la Jefferson Scale of Attitude Towards Physician-Nurse Collaboration. Quest'ultima è utilizzata per misurare la collaborazione medico-infermiere, si compone di 15 items divisi in 4 macrocategorie: educazione condivisa e relazione di collaborazione, caring versus curing, autonomia dell'infermiere e autorità dei medici. Ogni item può essere valutato attraverso una Likert scale comprendente 4 livelli di gradimento, dall'1 che è il minore al 4 che è il maggiore. È sostanzialmente un questionario, quindi. Gli studi inclusi nella revisione sono 28, li potete osservare nelle seguenti tabelle, suddivisi per anno, tipo di studio, strumenti utilizzati, dimensione del campione, nonché risultati significativi. Ovviamente per motivi di tempo non riusciremo ad analizzarli uno per uno, comunque se avete delle domande alla fine della presentazione saremo lieti di rispondervi. Passiamo all'efficace collaborazione. È stato dimostrato come la collaborazione interprofessionale migliori gli outcomes assistenziali e riduca i tempi di degenza, migliori l'efficienza dei costi, migliori la soddisfazione dei professionisti stessi della salute, incrementi la salubrità del luogo di lavoro, riduca il tasso di infezioni nosocomiali e aumenti la sicurezza del paziente. Specularmente, un'inefficace invece collaborazione ha delle conseguenze, naturalmente, che sono la compromissione della qualità dell'assistenza, una compromissione della sicurezza del paziente in sé, un'insoddisfazione dei professionisti, nonché del paziente e dei familiari, e un aumento del tasso di errore sanitario. Primo obiettivo della nostra revisione è quello di indagare l'atteggiamento di medici e infermieri nella collaborazione. Dalla revisione risulta che entrambe le figure professionali ritengano fondamentale una funzionale collaborazione interprofessionale al fine di migliorare la qualità dell'assistenza, migliorare gli outcomes di salute del paziente, garantire la sua sicurezza, la soddisfazione, la brevità del ricovero e favorire un basso tasso di mortalità.
Comunque, risultati talvolta contrastanti sono stati riscontrati dall'analisi degli studi inclusi in questa revisione. Infatti, secondo 8 degli studi inclusi, gli infermieri dimostrano un maggiore interesse alla collaborazione con la professione medica. Di questi studi, 6 hanno utilizzato il medesimo strumento di ricerca, che è la Jefferson Scale of Attitude. E 2 degli studi inclusi rivelano come i medici attribuiscono una maggior soddisfazione relativamente alla collaborazione rispetto agli infermieri. Qui va specificato che intendiamo la soddisfazione come gradimento in relazione alla collaborazione nel presente lavorativo del professionista. E 8 degli studi inclusi rivelano invece come i medici mostrino maggiore attitudine alla collaborazione rispetto agli infermieri. Questi 8 studi, in questo caso, sono stati condotti con strumenti di ricerca differenti l'uno dall'altro e pertanto i risultati non sono omogeneamente confrontabili. La diversa percezione dell'importanza della collaborazione interprofessionale può essere spiegata naturalmente dalla differente formazione e filosofia assistenziale di medici e infermieri. Infatti, i medici sono tradizionalmente educati allo sviluppo di competenze scientifiche e tecniche rivolte alla cura della patologia. Infermieri allo sviluppo invece di capacità relazionare rivolte ai pazienti e colleghi, alla progettazione di un'assistenza olistica, all'assunzione di decisioni condivise con i medici. I medici hanno di norma la tendenza a valutare le condizioni del paziente sulla base di dati oggettivi, come possono essere i parametri vitali e le analisi di laboratorio, ovviamente dopo rielaborazione critica. Gli infermieri invece hanno la tendenza a utilizzare maggiormente il proprio intuito, l'osservazione e la comprensione di quello che rappresenta l'esperienza e il vissuto del malato. I medici altresì identificano la collaborazione nel prescrivere e nell'attendere una cooperazione, quindi una risposta da parte dell'infermiere, mentre gli infermieri mostrano un crescente interesse da implementare la propria autonomia e a partecipare al processo decisionale rivolto al percorso assistenziale del paziente. La collaborazione interprofessionale potrebbe inoltre essere influenzata dai radicati stereotipi che la società ha imposto ai differenti ruoli, ad esempio lo stereotipo dell'infermiere come sottoposto del medico e lo stereotipo del medico come leader del team sanitario. E adesso passo la parola alla mia collega Martina, che vi illustrerà i successivi punti della revisione. Grazie Pietro, buongiorno. Secondo obiettivo della revisione è quello di vagliare i diversi fattori che influenzano la collaborazione, in particolar modo comunicazione, rispetto e fiducia, in uguale autorità e comprensione dei rispettivi ruoli lavorativi, differenti priorità nei compiti lavorativi. Per quanto riguarda la comunicazione, un'efficace comunicazione è fondamentale per la costruzione di adeguati rapporti lavorativi e garantisce che l'assistenza al paziente avvenga correttamente ed in modo tempestivo. Da 4 degli studi revisionati emerge che la comunicazione tra le due professioni sia spesso imprecisa e poco chiara, generando da una parte un'impropria assistenza al paziente e dall'altra un innalzamento della probabilità di errore sanitario. Inoltre, il passaggio della comunicazione prevalentemente attraverso la forma scritta comporta trasmissioni di informazioni non sempre accurate e spesso una lettura non tempestiva. La dipendenza sempre maggiore da sistemi telematici comporta incremento delle problematiche nella comunicazione. Per quanto riguarda la fiducia e il rispetto, gli infermieri percepiscono che i propri sforzi, il proprio giudizio professionale, i contributi forniti all'assistenza al paziente non siano valorizzati dalla professione medica. E inoltre, atteggiamenti svalutativi comportano la perdita di fiducia da parte degli infermieri nei confronti dei medici, come ostacolo allo sviluppo di una maggiore e migliore collaborazione. L'ineguale autorità e comprensione dei rispettivi ruoli. La mancanza di comprensione verso il ruolo dell'infermiere comporta chiaramente un'inefficace collaborazione. È altresì vero che gli infermieri, trovandosi frequentemente a contatto con i pazienti e membri della loro famiglia, potrebbero contribuire maggiormente all'assistenza del paziente, da una parte offrendo la loro prospettiva, dall'altra partecipando all'assunzione di decisioni cliniche. Ostacolo a questo è la mancanza di fiducia e o di determinazione dell'infermiere nel comunicare e discutere dell'assistenza al paziente ponendosi allo stesso livello del medico. In ultimo, la priorità dei compiti lavorativi. Le differenti priorità assistenziali comportano nascita di sentimenti di frustrazione che si riflettono in ambe le professioni e una mancata e o inefficace assistenza al paziente. Gli infermieri più giovani sono infastiditi dalla mancata considerazione del proprio punto di vista da parte del medico per quanto concerne lo stato di salute e i progressi del paziente. Ultimo e più importante obiettivo della revisione è quello di esaminare le differenti strategie per favorire una migliore collaborazione interprofessionale,
identificando in tali strategie l'educazione interprofessionale e i giri visita interdisciplinari. Per quanto riguarda l'educazione interprofessionale, citiamo in particolare due studi che hanno avuto come obiettivo quello di indagare l'efficacia dell'educazione interprofessionale nell'implementare la collaborazione. Il primo è uno studio di tipo qualitativo, eseguito nel 2010 da McCaffrey, il secondo invece è uno studio di tipo quantitativo, eseguito da Messmer nel 2008. Il primo studio è un programma di educazione interprofessionale volto all'acquisizione di competenze per la creazione di una collaborazione efficace e il riconoscimento dei fattori determinanti ed essenziali per una buona pratica collaborativa. L'efficacia del programma è stata valutata tramite interviste e focus groups. Dai risultati dello studio emerge che entrambe le figure professionali abbiano riferito che il programma abbia promosso la formazione di rapporti amichevoli, lo sviluppo di positive competenze comunicative, insegnato ad accettare le rispettive percezioni dello stato del paziente e a stabilire di comune accordo le priorità assistenziali. Secondo studio, come citato precedentemente, di Messmer nel 2008. Si tratta di un programma di simulazione interprofessionale in cui medici ed infermieri sono stati esposti a tre differenti simulazioni di life threatening in ambito pediatrico. La valutazione delle loro performance e delle loro interazioni è avvenuta tramite la Kramer and Schmallenberg North Physician Scale, scala utilizzata per la valutazione della relazione medico-infermiere, composta da cinque diverse percezioni in riferimento alla relazione che intercorre tra le due professioni, relazione che può essere valutata come collegiale, collaborativa, studente-insegnante, neutra oppure negativa. La scala è stata sviluppata attraverso interviste sottoposte agli infermieri, chiedendo di descrivere la percezione della relazione medico-infermiere. Gli studiosi hanno verificato che si ripetessero gli stessi cinque item, che hanno utilizzato successivamente per la creazione di questo strumento di ricerca validato. Parallelamente all'aumento del numero delle simulazioni eseguite, la collaborazione medico-infermiera aumenta significativamente, laddove entrambe le professioni si rapportino con rispetto e fiducia, guadagnando una più profonda comprensione dei rispettivi ruoli e responsabilità. Quindi l'educazione interprofessionale comporta un rafforzamento della capacità degli infermieri nell'assunzione di decisioni cliniche e favorisce lo sviluppo di metodi di risoluzione delle problematiche lavorative. Seconda delle strategie, i giri visita interdisciplinari. L'efficacia dei giri visita interdisciplinari consiste nell'implementare la qualità dell'assistenza e la comunicazione interprofessionale, sottolineando come la comunicazione di importanti informazioni dovrebbe essere eseguita verbalmente, riducendo la necessità di chiamate telefoniche plurime per la risoluzione di dubbi assistenziali. Regolari attività interdisciplinari, intesi come giri visite interdisciplinari, quindi rafforzano la sicurezza degli infermieri nella comunicazione con i medici e potenziano la collaborazione interprofessionale. Ostacoli ad entrambe le strategie per l'implementazione della collaborazione medico-infermiere sono il pesante carico di lavoro e un tempo insufficiente per completare i propri compiti lavorativi. Conclusioni della nostra revisione, che importanti aspetti della collaborazione medico-infermiere che potrebbero essere sviluppati in futuro attraverso la ricerca includono lo sviluppo di uno strumento globale di valutazione del grado di collaborazione medico-infermiere, la conduzione di rigorosi studi, cioè trial clinici randomizzati controllati, volte a valutare l'efficacia delle strategie di implementazione della collaborazione medico-infermiere e non ultimo quello di esaminare il ruolo del medico e dell'infermiere esperti nel facilitare la collaborazione tra medico ed infermiere principiante. Esempio italiano di educazione interprofessionale è quello portato avanti dall'Università del Piemonte Orientale nel progetto Famulus Nursing, che è un progetto di peer education che ha preso avvio nel novembre del 2016 grazie alla collaborazione di SISM e IPASVI. La peer education significa educazione tra pari. Il progetto prevede infatti che gli studenti del terzo anno di infermieristica diventino, sotto supervisione dei professori universitari e in seguito a un adeguato addestramento nel rispettivo centro di simulazione, SimNova, tutor degli studenti di medicina del secondo e terzo anno per una durata di 2 settimane all'interno dei diversi reparti di degenza. L'obiettivo è chiaramente quello di favorire l'interprofessionalità e quello di contribuire alla formazione di medici ed infermieri attraverso l'insegnamento di procedure pratiche quali inserzione e rimozione di sondino nasogastrico di catetere vescicale, prelievo venoso e infusione della terapia parenterale, esecuzione dell'elettrocardiogramma, medicazione e disinfezione delle ferite, autoprotezione e rilevazione dei parametri vitali. Studi simili erano già stati svolti in altre realtà italiane,
in particolare presso l'Università Alma Mater di Bologna e presso il Polo Didattico dell'Università di Perugia. Attività che sono state sperimentate con successo e di conseguenza integrate all'interno della propria attività didattica. Con questo abbiamo finito, vi ringraziamo per l'ascolto e ringraziamo la professoressa Ferri per il supporto e la supervisione allo studio. Vi lasciamo con questa frase. Complimenti anche a voi, devo dire una piccola soddisfazione personale sia dalla vostra presentazione che dalla lettura dell'abstract, perché è stato seguito perfettamente per step quello che è l'approccio allo studio di un problema sanitario, cioè prima la dimensione del problema che è la parte descrittiva, secondo l'individuazione dei fattori che è la parte analitica, terzo, la proposta degli interventi di cui si dovrà poi misurare in termini quantificabili l'efficacia per passare al calcolo dei costi. Quindi una trafila che cerchiamo di passare agli studenti e ai futuri ricercatori in campo sanitario e oserei dire non solo sanitario, sicuramente anche in campo sanitario e sociale. Se c'è qualche domanda su questa presentazione, eccone una là. Io vorrei portare la mia personale esperienza in quanto organizzatore del Famous Nursing, il progetto SISM, di cui avete anche parlato nella vostra presentazione. Avete citato appunto Bologna come insomma, sede pilota di questo progetto. Vorrei informare così, giusto perché siamo studenti di medicina e anche noi riflettiamo in questo momento su quella che è la nostra formazione. Volevo porre un momento, un attimo di riflessione sul fatto che il nostro progetto a Bologna al momento è sospeso, nonostante anche dai nostri questionari somministrati sia agli studenti che hanno partecipato sia ai tutor infermieri, i risultati siano stati veramente elevati in termini di entusiasmo, in termini anche di riconoscimento del valore di questo progetto. Purtroppo con grande diffidenza, se non addirittura contrarietà, da parte di professori, da parte di medici con cui noi ci relazionavamo all'interno dei singoli reparti. Io nella vostra presentazione direi che per la mia personale esperienza, che ovviamente non ha nessun valore scientifico, però propenderei più per gli studi che dimostrano come siano gli infermieri in realtà che sembrano il soggetto promotore di questa interdisciplinarietà che sulla carta c'è dappertutto, ma che poi, lo vediamo anche noi nei nostri tirocini, purtroppo non si riesce a realizzare. Io una domanda che è poi anche una considerazione per tutti è: ma è possibile che nel nostro corso di laurea non ci sia neanche un corso che preveda una conoscenza reciproca delle differenti professioni? Nessuno di noi, credo, io l'ho scoperto facendo l'organizzatore del Famulus, sa che cos'è una cartella infermieristica, quando la cartella infermieristica dovrebbe essere integrata con tutta la documentazione medica. Com'è possibile? Penso di poter parlare anche a nome di Pietro. E allora, sicuramente quello dell'interprofessionalità è un argomento che si sta affrontando negli ultimi tempi in modo molto più poderoso che nel passato. E probabilmente a livello universitario, come anche a livello di pratica clinica, deve cambiare qualcosa alla base. Probabilmente questo progetto è stato portato avanti nel momento in cui alla base non c'era una consapevolezza così forte di quello che potesse significare poi una buona pratica clinica includendo l'interprofessionalità, perché pare che togliendo l'interprofessionalità la buona pratica clinica declini. Insomma. Grazie e passiamo all'ultima presentazione. Grazie.